Ciao a tutti ragazzi, sono Ramdeadman e benvenuti in questo nuovissimo video, primo del 2022. Oggi parleremo di un nuovissimo argomento, infatti non parleremo della Marvel, ma bensì della DC e di un film prossimo che uscirà proprio nel corso del 2023, quindi dovremmo aspettare un altro poco, ma sto parlando ovviamente del film di The Flash. Vi ricordo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale per supportarmi e di seguirmi anche sugli altri social, link che trovate tutti quanti in descrizione. Siamo pronti? Partiamo! Allora, a quanto pare ci sono le prime notizie sulla trama del film di The Flash che è stato presentato con un breve teaser trailer lo scorso DC Fandom nel corso del mese di dicembre, ma abbiamo giusto qualche nozione della trama. Infatti vedremo il nostro Flash interpretato da Ezra Miller che andrà in alcune linee temporali proprio come nel fumetto di Flashpoint e cercherà di salvare la madre dalla morte, quindi si ritroverà in un universo alternativo dove non è la madre a morire, ma bensì proprio il padre, quindi ci sarà l'inversione dei posti per quanto riguarda i genitori morti. Ma non solo questo, infatti in questo film dovrebbero comparire ben due Batman. Non solo quello di Ben Affleck che tornerà a vestire i panni, ma forse per l'ultima volta, ma un grandissimo ritorno, ovvero il Batman degli anni 80, interpretato da Michael Keaton. Infatti, abbiamo già intravisto nel teaser trailer del film di Flash durante lo scorso DC Fandom. Detto questo, ragazzi, alcuni scooper, quindi alcuni utenti che a quanto pare hanno scovato qualche informazione, quindi prendiamo sempre tutto con le pinze, ma ovviamente dopo tutto i leak, tutti gli scooper che hanno dato le notizie su Spider-Man No Way Home, faccio un esempio, si sono rivelate poi al 95% veritiere, quindi iniziamo un po' a vedere cosa dovremmo aspettare dal film di Flash, anche grazie alle informazioni che ci danno questi scooper. A quanto pare il film di Flash porterà alla creazione di un nuovo universo DC per quanto riguarda i film. Non cancellerà vero e proprio il vecchio DC Universe, ma a quanto pare verranno cancellati soltanto gli eventi dei film di Zack Snyder, anche se alcuni dei personaggi però torneranno anche poi nel corso dei film futuri. A quanto pare Henry Cavill apparirà come Superman tramite dei filmati TV e immagini di archivio, quindi sarà un'apparizione non in carne ed ossa del nostro Superman, mentre per quanto riguarda Ben Affleck apparirà in un nuovo costume di Batman, però come già detto prima sarà l'ultima apparizione di Ben Affleck nei panni dell'uomo pipistrello. Però avremo la continuity di Batman con Michael Keaton, che dovrebbe essere proprio lui il Batman centrale del DCU per quanto riguarda i futuri film, finché non arriverà a sostituirlo il Batwoman. Sarà sostituito da Batwoman, che a quanto pare sono iniziati anche dei lavori per quanto riguarda il film della donna pipistrello, che quindi andrà poi a sostituire Michael Keaton. Mentre invece Superman verrà sostituito da Supergirl, quindi sarà lei a prendere il posto da Super, quindi la persona più forte del DCU, e a quanto pare gli eventi dell'Uomo d'Acciaio, di Batman v Superman e della Justice League saranno letteralmente cancellati, però come dicevo già all'inizio, alcuni dei personaggi già comparsi in questi film verranno poi ripescati nei futuri eventi del DCU.
Invece, per finire, questi scooper ci hanno dato un'ultima notizia, ovvero che alla fine Supergirl, Flash e Shazam formeranno una nuova Justice League, accompagnati ovviamente dalla Wonder Woman di Gal Gadot. Personalmente, resettare in parte il DCU potrebbe portare quindi a una situazione un po' più fresca per quanto riguarda i film dell'universo DC, anche se spero che questa volta sia la volta buona che prenderanno in mano la situazione dell'universo cinematografico della DC e potranno fare belle cose come finora hanno fatto con i film tipo quelli di Suicide Squad o Aquaman, che a me personalmente è piaciuto tanto. Aspetto quindi i vostri commenti nel video, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di queste notizie date dagli scooper sul film di Flash e sul futuro del DCU. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi e noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!